Le scuole sono dei posti sicuri e continueranno a essere monitorate continuamente. È uno degli obiettivi primari della nostra attività di prevenzione. Potenziare i controlli è la prima mossa anti-baby gang messa a punto nel tavolo convocato in prefettura con protagonisti, forze dell'ordine, mondo della scuola e gli assessori comunali all'istruzione Pirone e alla sicurezza Tofano. L'obiettivo è evitare episodi come quelli avvenuti nei giorni scorsi al Malignani, dove giovani teppisti si sono introdotti all'interno del cortile, accerchiando e sottraendo denaro ad alcuni studenti. E debbono continuare i controlli che già ci sono all'esterno delle scuole, con l'interforze, con l'ausilio dei cani, ma non solo all'esterno delle scuole, magari anche sia in forma visibile ma in forma anche in borghese, ma anche nelle zone ad esempio della discesa degli autobus, perché così da anticipare un attimino il controllo di questa attività. È un'attività di prevenzione che noi mettiamo in campo quotidianamente, che abbiamo concordato di rafforzare per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi quando vanno a scuola. Il secondo punto della task force antiviolenza nelle scuole sono le telecamere, fortemente richieste dai presidi. Noi abbiamo chiesto alla responsabile di ambito territoriale della scuola quella di promuovere con i dirigenti scolastici una verifica degli impianti di videosorveglianza, anche perché attraverso questi impianti, ove si verificassero dei fatti, si potrebbe e si può arrivare a sviluppare attività di indagine che consentono l'individuazione dei responsabili.